E bentornati qua ragazzi sul mio canale YouTube, raga. Come state? Spero bene, ovviamente, come sempre. Prima di iniziare il gameplay vi vado a ricordare che giù in descrizione, raga, se volete potete acquistare questo e tanti altri giochi scontati. In descrizione anche trovate i miei social e tanta altra roba. Detto questo, ragazzi, cerchiamo un lavoro, offerte di lavoro, siamo a Verona e andiamo verso, boh, dove ci porta il cuore, come direbbe qualcuno. Allora, Verona, Verona Zurigo, Verona Bream. Verona Sassari, no, Verona Osbrook, non c'è qualcosa di più corto. Verona Brean, troppo su. Norimberga, andiamo su in Germania di nuovo. Andiamo in Svizzera piuttosto, raga. Andiamo a Verona Zurigo, che non è neanche un viaggio tanto lungo. Detto questo, non ci perdiamo troppo in chiacchiere, Possiamo andiamo subito al partire. lavoro. Allora, dalle previsioni meteo, ragazzi, dovrebbe nevicare oggi. Non so quando, non so che ora, Così perché informo. la neve è un po' un Andando. mistero, insomma. Comunque vi ricordo, se ancora non siete iscritti, di iscrivervi, di lasciare un bel pollicione in su, attivare le notifiche per non perdere nessun episodio ogni qualvolta carico video su YouTube, che alle volte YouTube non le Ascoltando. manda lo stesso, Attenzione. e per questo vi invito a passare in Discord, che come ben sapete abbiamo aperto un nuovo Prepararsi a server voltare Discord, sinistra. quindi vi invito a passare, trovate il link in Voltare a sinistra. descrizione, quindi dateci un occhio. Allora, andiamo dentro, 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 ok. Qui Ok, termina il nostro perfetto. viaggio. Sì, deve ancora iniziare il nostro viaggio, signorina, però va bene. Allora, se magari frena sto camion. Allora, lavoro autonomo, ok, accetta, trasportiamo trattori, ragazzi, Ok, trattori. andiamo. Ok, fatemi controllare se i volumi del gioco si sentono. Sì, ok, perfetto, ottimo. Almeno sono sicuro che si sentono prima di riniziare il gameplay. Sarebbe meglio farlo prima, però alle volte mi dimentico. Perché sono sempre quasi da solo su Eurotrack, ma meglio solum che malum accompagnatum. Allora, ok, ho aumentato la sensibilità di frenato sull'Eurotrack. In teoria dovrebbe andare molto meglio. Spero. Me lo auguro. Al Ok, lavoro. al lavoro, certamente. Poi ci faccio anche la copertina, trasportiamo anche un aratro. Bello, l'ho visto adesso. Ok, allora andiamo. Andiamo qua, faccio un po' di attenzione. Purtroppo non è semplice con il gamepad, però ci voglio provare. Ok, quindi andiamo di là. Giriamo. Voltare a sinistra. A sinistra, certo. Tenersi a sinistra. Ok, allora Voltare a qua è sinistra. arancione. Ok, quindi ci fermiamo se frena. Frena, frena. Voltare a Sono. sinistra. Vabbè, sono andato un po' lungo. Basta fare un po' di retromarcia che nessuno ha visto niente, vero? Chiudete gli occhi. Allora, ovviamente do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, che siete sempre tantissimi. Ragazzi, vi ringrazio per la fiducia, ovviamente, che mi date nel canale. Vi invito anche a condividere questo video se il video vi è di vostro gradimento, condividerlo con qualche altro vostro amico, che così più siamo ragazzi, più ci divertiamo anche a vedere insieme i video, giustamente. Allora, vediamo se riesco a uscirlo dall'esterno. Certamente, ok. Ovviamente do anche un saluto come generale, raga, ai miei moderatori, ovviamente, che sono l'anima del canale, perché senza moderatori non si va da nessuna parte, anche se il mio canale non avrebbe molto bisogno di moderatori, però Tenersi a almeno mi destra aiutano e poi voltare a destra. a gestire le live, quello sì. Le live su Twitch. Dove vi ricordo. Dove vi ricordo ben niente perché ho fatto un danno. Io non lo so questi qua come guidano, a parte che è stata colpa mia. Ok. Dove vi ricordo che anche lì, sull'altra piattaforma, ovvero la piattaforma Voltare a viola, destra. ovvero Twitch, faccio live anche là. Quindi vi invito a passare anche di là, ragazzi, così almeno la potete anche sbizzarrirvi con il sound alert, perché qui su YouTube non li posso mettere, e tantomeno la musica copyright non la posso mettere, purtroppo. E anche se quelli bravi, no, quelli che hanno 400 iscritti, cioè più di 400 iscritti, perché io ne ho 400, però quelli tipo da mezzo milione mettono musichette. Musichette sotto, però io non so se posso farlo oppure no. Beh, ma per evitare ogni altro tematico problematico con YouTube,
evito. Quindi meglio evitare per chi fa questo lavoro, meglio sempre evitare, raga. Allora, vediamo se oggi nevicherà. Non lo so, può essere che non nevichi, perché mi è stato detto da CP che potrebbe nevicare, ma non è detto, non è detto. Mi ha comunicato il signor Dub Logistica, che ovviamente saluto, che fa parte dell'azienda. Gli ho detto, mi ha dato il via se posso andare oppure no. Gli ho detto: guarda, sì, puoi andare, però posso andare. Mi fa: però presta attenzione perché è molto scivoloso e non voglio pagarti i danni del camion, giustamente. E ci sta, no? Oggi non sono con i Turbo Star, ragazzi, ma comunque è tanta roba anche sto camion. Diciamo il fratello, no? Tanto ci faccio anche la copertina, perfetto, una delle tante. Che a me sto gioco le copertine le faccio insieme a voi, non sono uno che si nasconde a fare le copertine, che magari fa il taglio in quel momento che le fa, oppure a me non mi importa, cioè è importante che vi divertiate voi e allo stesso tempo mi diverto io, poi per il resto non mi interessa, non mi interessa né come tanti parlano che va male sul canale, a me di queste cose non me ne può fregare una mazza, raga, perché l'importante è che vi divertiate voi. Quello è poco ma sicuro. Quindi io sono più Tenersi a che contento destra. se il vostro canale, cioè se il mio canale vi piace a voi, quello sì. Anzi, fatemelo sapere con un bel like, ragazzi, Mi raccomando. Allora, giriamo a destra. Verona Sud, Tenersi a sinistra. usciamo. Milano, andiamo a vendere Milano. Sì, perché andiamo in su e non in giù. Allora, purtroppo non ho trovato un viaggio in Italia, quindi ci dobbiamo accontentare di questo, perché volevo programmarlo con VirtuaSpedito, ma l'ho perso, lo devo riscaricare di nuovo. E devo fare tutta la procedura di nuovo, mi sa. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Aspetta, mi chiamano da CB, mi dicono che zio Dub mi dice che tra un po' dovrebbe nevicare. Grazie Dub per avermelo detto, insomma, grazie. Ah, ovviamente trovate Dub, ragazzi, nei canali consigliati, quindi guardate anche là che tanta gente ho messo di là, perché Ok, sennò qui cerchiamo un nuovo verrebbe percorso. un link mega Riorientati. lungo. Però Dub lo metto in questo video, anche se non c'è, però giusto perché è un amico del canale, quindi lo trovate giù sotto. Allora, frena. Sono andato un po' troppo lungo. Sulla neve scivola. Scivola. Allora, ok. Ho sbagliato un po' i tasti, ma ce l'ho fatta. Più o meno. Quanto carburante facciamo? 200-300 euro di carburante. Beh, anzi, vi comunico, signor Dub. Il viaggio costa 300 euro più l'autostrada. È disponibile a pagare? Voglio, vai pure. Paga, non ti preoccupare. Ci penso io, voglio, vai in gamba. Ah, ok, grazie, Dab, grazie. Prego, fai buon viaggio e presta attenzione, mi raccomando. Ok, Dab, grazie mille, ci sentiamo appena una novità. Vai tranquillo, chiama quando vuoi al CB, mi raccomando, al baracchino, chiama. Va bene, grazie, Dab, prego, ciao. Avete sentito? Dab è stato molto gentile a darmi l'ok del carburante, insomma. Insomma. Beh, comunque devo dire che è abbastanza innevato qui, ha nevicato molto bene. Molto bene, comunque scusatemi se ogni tanto dico la mia castroneria, però ci sta per restare in sintonia, giustamente. Gli ho acceso i lampeggianti, sì. Anche quello davanti sta trasportando un trattore, che bello. Anche collega trasporta trattore, che bello, oddio, mi avvicino un po' troppo forse, ci volevo fare una foto, vediamo, no vabbè ormai niente foto, niente foto, fotografia, e niente, facciamo sto viaggetto di quanti chilometri? Boh, 400 km, ammazza, spero che non sarà come Premiere, in caso, boh, farò un qualche taglio qua e là, non lo so, fare un timelapse, quasi quasi, ragazzi, sì, faccio un timelapse, ci vediamo quando che mancano poco più di 300 km, perché se no non so cosa dire, la mia voce se ne va, quindi a tra poco, ragazzi.
Telepass non manca moltissimo, quasi 380 km. Boh, non lo so, spero che vi piaccia l'idea del timelapse, perché le volte mi dà noia un po' da solo così. Passo dal telepass e di qua il telepass, no? Cioè, frena, frena, frena. Devo ancora diminuire di più la ragazza la sensibilità di frenata, perché l'ho diminuita ma non del tutto. Quindi ci sta. Devo diminuirla un altro po'. Mi sono dimenticato dell'acqua, ma dettagli. Dettagli, dettaglioni. Allora, metto questo, 300 km, ok. Stavo quasi facendo la macchina nera, mi stavo venendo dentro. Cioè, nel senso, mi dissocio, hashtag mi dissocio. Se vedete qualcosa di interessante mettete il minuto esatto, se volete. Ovviamente, se no, non è un problema. In ogni caso, colpa di Benix che non mette il minuto esatto. No, scherzo. Scherzo, scherzo. Allora, 300 km. Allora, ok. Altro telepass. No, ma mi sa che non manca molto l'arrivo comunque. Che l'avevo visto dalla minimappa, però mi sa che non manca molto. Credo. Beh, non lo so. Vediamo se la prossima volta scendo da Dub. Magari cerco di farmi un lavoro con Virtua Speditor. Quasi quasi non è una cattiva idea. Assolutamente. Tenersi a destra. Certo. Uscire a destra. Siamo a Zurigo, ragazzi. Mi comunica. Uè, Moreno, ci sei? Morenoschi, a tunzi tunzi. Sì, dimmi, Dub, ci sono, ci sono. Sei quasi arrivato, perché qui la bolla arrivi in ritardo, mi dice qui il Tom. Non è colpa mia, ma c'è stato un piccolo incidente. Ah, va bene, avviso la ditta, Morenoschi e Tunzi Tunzi. Va bene, grazie Dub, avvisa pure la ditta che sto per arrivare, quasi 300 km. Digli che vado piuttosto sparato, insomma, potrebbe arrivare un po' danneggiata. Vabbè, non importa, pagherà il remo, c'è un altro casello, più avanti, te lo dico. Sì, sì, l'ho visto, grazie Dub, grazie mille. Thank you so much, my friend. Prego, prego, non ti preoccupare. Ok, a posto. E niente, abbiamo sentito anche da logistica, raga. Così almeno mentre lo salutiamo, frena, 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 frena. Eccolo lì. Vabbè. Danno semi rimorchio, vabbè, capita. Lo comunico a Dub o lascio stare? Che dite? No, lascio stare, vero? Scrivetemelo voi nei commenti. Vabbè, a parte ogni tanto una battuta, raga, se no veramente mi annoio. Che dite, vorrete una serie così oppure vorrete una classica serie normale? Fatemelo sapere voi nei commenti se trovate la cosa interessante. Ditemelo voi, ditemelo voi. Ovviamente anche risaluto Dub, ovviamente. Magari in questo caso gli fischieranno le orecchie, però. Vabbè, non è un problema. Cipolla. Ma quelli cosa sono? Non ho capito se sono aerei, se sono volatili. Beh. Secondo me sono UFO. Sì, probabilmente sono UFO quelli. Non credo che siano uccelli. Beh, non lo so. Sì, sono uccelli. Sono uccelli molto strani. Però va bene. Però va bene, va bene, va bene. Avete trascorso una buona Pasqua, una buona Pasquetta, un buon tutto, ragazzi. Spero di sì. In caso fatemelo sapere un po' voi nei commenti. Io tutto sommato sì, ho mangiato, bevuto. Tanto bevuto, soprattutto tanto mangiato. Siamo ai confini con il Veneto. Abbiamo superato il Veneto. Esatto. In teoria qui ci sono i confini. Forse più avanti, non lo so. Non ne ho idea. Boh, nel dubbio cipolla. Boh, non so se non se nevica o no. Cioè, io ho messo di sì che nevica, però non ho messo un'eccessiva neve, perché sennò poi ovviamente il video diventa, cioè il gioco diventa più pesante con la neve. Intanto questo frena a caso. E vabbè. Ok. Succede. Sì, devo aumentare il discorso sensibilità magari nel prossimo gameplay, perché vedo che questo purtroppo già il tempo sta volando via. Non credo di farlo uscire a questo come premiare, cioè, non penso almeno.
Boh, se in caso sono in chat, se per caso avete consigli. Oddio, mamma. L'ho evitata per un pelo. L'ho evitata per un pelo. Mamma mia, per fortuna che sono stato molto attento, diciamo così, no? Tra virgolette. Ok, qua è tutto inghiacciato, il lago inghiacciato. Ok, per fortuna che non ho fatto danni, sennò avreste sentito Dabba di nuovo nel CP. Sì. Avrete sentito, sì, non lo so. Non lo so, chissà se nel prossimo gameplay ci sarà anche Dabba Logistica. Non lo so. Non lo so, raga, perché Dabba Logistica è molto impegnato. Quindi non posso sapere quando ci sarà. Bene o male con Guys abbiamo stabilito il giovedì come giorno, però anch'io di solito non registro sempre farming giovedì, tipo ad esempio oggi che sto registrando di Pasquetta, ma dettagli. Ovviamente lasciate un bel pollicione in su, ragazzi, per sostenere il canale. Per sostenere anche il mio humors, humors, non so come si dice. Però quindi va bene. Ho aumentato di nuovo gli eventi casuali, li ho messi più avanti, cioè nel senso li ho messi di più. Però boh, non appaiono molto. Vabbè, nel dubbio faccio un piccolo timelapse, ci vediamo tra un po', ragazzi. A tra poco. To the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Ok ragazzi, non manca moltissimo, intanto qui c'è una piccola strettoia, tanto prima ho fatto anche un po' di danno, come si può ben vedere, purtroppo. Ok, non era di mia intenzione, però vabbè, capita. Ok, ovviamente capita. Può essere che prima che esca questo video io sia in live su YouTube, in caso ve lo dico ragazzi, vi dirò su Discord, va bene? Così almeno, insomma, ve lo dirò lì perché purtroppo non mi piace molto fare le live qui su YouTube al momento, cioè sì, è una bella piattaforma per streamare, però non lo so, boh, vediamo. Vediamo, appena riesco, ragazzi, appena trovo un buco, trovo un gioco da portare, perché comunque farming lo posso portare anche a video e anche Euro Truck, anche se Euro Truck effettivamente sarebbe stato più da live. Però, boh, vediamo nel prossimo episodio, magari, boom, non so, se prima di questo, dopo questo, vedrò un attimo, raga, vedrò un attimo. Comunque sempre pomeriggio le live, eh. E purtroppo di sera non riesco più a stare al PC come prima. Non lo so, sarà la vecchiaia. Boh, probabilmente. Sì. Ah, comunque devo comunicare al signor Dab. Signor Dab, mi stai a sentire? Pronto? Uè, Morenoschi, ti sento, forte e chiaro. Intanto la mia voce se ne va. Ho fatto un po' di danno, è un problema. Quanto danno hai fatto? Ho fatto un bel po', adesso 18. 18% al camion, 7 alla motrice e al cassone 2. Un pomalotto per i 18 nella motrice. Male, male, voglio, è molto male. Lei è molto, molto, molto male. Non si vanno queste cose perché poi l'ha detta. Sinca è non buon, non è colpa mia, è colpa della neve.
Sì, vabbè, dai, stavolta non preoccuparti, però cerca di non fare più danni, se no potrebbe essere un problema, se no potrebbe essere un problema. Sì, a posto, già. Sì, è un po' fiscale con i danni, è molto fiscale con i danni, quindi ci sta, no? Se non lo sa, giusto, il camion è suo, quindi non ci posso fare niente. Giustamente. Intanto si sta pannotte, scusate la mia voce, poi magari farò qualche taglio qua e là. Proprio se ne sta andando la mia voce, proprio wow! Per fortuna che mi sono riposato in questi giorni e mi hanno recuperato anche un po' di energia, anche se non è mai abbastanza. Adesso ci dovrebbe essere festa di nuovo il 24 aprile, che anche lì non farò niente, 25 aprile, quindi non farò niente. Meno il 25, intanto io faccio un po' di slalom, ma voi non fatelo a caso, mi raccomando. Tanto è notte, non si vede niente. Mettetela un po' di luce, no? Ma vabbè. Ok, oddio, oddio, frena che si ribalta, frena che si ribalta, frena che si ribalta. Oh, per fortuna che le macchine mi hanno un po' attutito, perché si stava ribaltando. Chiama il carro attrezzi, sì, dopo domani. Domani vado al carro attrezzi, due mani. Allora, io quasi quasi dormirei anche. Sì, faccio un piccolo taglio. Ok, ragazzi, ho fatto venire giorno, così almeno non vi annoio troppo con la notte, perché so che magari ad alcuni non piace la notte, quindi ci sta. Comunque il camion fa fatica a partire, lol. Ci sta. Anche questo, colpa di Bellix che non mi dà la precedenza. Fermi. Ok, non manca moltissimo l'arrivo, poco più di 55 km. Beh, buono. Buono, buonissimo, buono, buonissimo, bravo, bravissimo. Grazie, grazie, Inclinarsi a lo so. destra e poi Sì. Ok, uscire a questo destra. cosa fa? Mannaggia lui, mortacci sua. Ah, oh, per fortuna che Uscire ho a i freni destra. ancora buoni. Meno male. Vabbè, ok. Usciamo di qua. Dio dall'esterno. Ok. Intanto lì è perso una. Stanno a fare lavori, lol. Ok. Ci vado sull'erba io. Ok. Comunque la mia. Non scatta più come una volta Eurotruck. Cioè, i tempi quando l'ho portata, se vi ricordate, che scattava in una maniera assurda. Adesso non scatta più molto. Chissà perché. Beh, magari hanno fatto qualche aggiornamento. Non lo so, non ho idea. Perché comunque Eurotruck è un gioco sempre in costante aggiornamento. Anche prima di averlo aperto Inclinarsi a era in sinistra e aggiornamento, poi raga. continuare dritto. Quindi ci sta. Allora, continuiamo dritto. Tanto qua mi vibra tutto il Andato. cosino. Devo togliere anche il coso, il vibratore. Cioè, nel senso. Mi dissocio. Cioè, nel senso, il force feedback lì, come si, cavolo si chiama. Quello lo devo togliere perché mi dà un fastidio, ragazzi, assurdo. Però anche se è utile, devo dire, è molto utile, come nella macchina c'è il Inclinarsi cosino a che vibra destra e poi continuare a appena destra. superi la linea. È normale, sì. Però un po' mi scoccia. Ok, Voltare a destra. voltiamo a destra, sì, subito, subito, frena, frena, subito, frena, subito, ok. Allora, ok, andiamo a parcheggiare, ragazzi, concludiamo il gameplay. Che vedo che io per me sono già quasi mezz'ora di video, quindi direi che ci sta una bella chiusura. Intanto qua mi schianto, hashtag schianto, e niente, vado a parcheggiare insieme a voi, vediamo anche i risultati, anche se non li voglio vedere, però sicuramente avrò fatto disastro. In questo caso Dub non sarà contento. Uè Dub, mi senti? Uè, ti sento. Dimmi tutto. Guarda, sono appena arrivato. Sono appena arrivato, Dab. Non manca moltissimo. 3 km. Ah, va bene, va bene. Hai fatto danno? Un pochetto, sì, un pochetto di danno. Ah, va bene, non ti preoccupare, paga l'azienda. Dai, è importante che consegni, perché sennò il gameplay ti dura tanto. Mi raccomando, edita bene. Edita bene. Che ho detto? Non lo so. Spero che Dab non ci rimane male, ma in teoria no, in teoria no, in teoria no, in teoria no, in teoria no. Questo cosa fa? Boh.
Non si sa, però io passo lo stesso perché non c'ho voglia di aspettare. Sì. Se no Fahrenheit veramente. Fahrenheit. Mi inquiniamo come criminali oggi. Tenersi a sinistra, Oggi Hamilton. Dabba è Dare gentile, sinistra. è gentile. È gentile, ragazzuoli, è gentile. Voltare a Andiamo sinistra. dritto, dritto per dritto, dritto per dritto, 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 dritto. Tenersi a destra, No! Hamilton. Voltare a Tengo destra. a destra, a sinistra, a destra. E adesso mi sono un po' di FPS, eh? Adesso sì. Adesso sì, prima erano Prepararsi a stabili, voltare mo' è sinistra. sceso un pochetto. Ma tipo 50, niente, niente in tutto. Dov'è che devo parcheggiare? Qua. Ok. Voltare a sinistra. Allora, parcheggiamo. Andiamo, parcheggio sempre. C'è noi dal nostro solito porta Finalmente fortuna. siamo arrivati. Come al solito io ragazzi vi lascio con la sigla perché la sigla, no, dov'è questo parcheggio semplice? Ok, vi lascio con la sigla. Voi se avete consigli, dubbi o cose non esitate a commentare, mi raccomando. Se vi piace l'idea del signor Dub, magari la prossima volta userò anche un vostro nickname, no? Il vostro nome. Quindi magari fatemelo sapere se volete essere nominati nel prossimo video. Quindi vi invito sempre a farlo, ragazzi. 290.000 euro di danno, vabbè, non è un problema. Io niente, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino qui e noi ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti, ciao ciao!